Da anni Agenzia Formativa si occupa della formazione nel mondo dell'insegnamento. Grazie alla collaborazione di partner internazionali puoi iscriverti al nostro corso di specializzazione al sostegno. È riconosciuto in Italia. Affrettati, i posti sono limitati. Siamo al cimitero di Sciacca, abbiamo raggiunto questa mattina il signor Piazza che da poco è venuto a mancare la mamma, è stata messa in attesa perché nonostante hanno già un posto non hanno potuto effettuare la tumulazione perché manca il personale al cimitero, una situazione che è veramente indecorosa e il signor Giovanni è molto arrabbiato. Sì, sicuramente sono molto arrabbiato. Difatti volevo andare dal sindaco per fare le mie rimostranze, però poi ho avuto l'opportunità di parlare e farlo sapere a tutta la gente, che già sa la gente per come le so io le cose, solamente che nessuno parla, perché a noi va bene così, va bene tutto. Lei invece oggi è particolarmente arrabbiato, ha deciso di metterci la faccia e di dire come stanno le cose. Lei praticamente qualche giorno fa sua mamma è deceduta e adesso è in attesa nel deposito, tra le altre cose messa insieme a tante altre persone che invece addirittura il posto non ce l'hanno e stanno lì da diversi mesi. Certo, ho saputo che c'è gente che addirittura nel mese di gennaio farà 2 anni che è messa in deposito perché si aspetta che il comune faccia i loculi. Questo non è giusto, perché noi siamo cittadini che paghiamo le tasse come tutti gli italiani e mi sembra giusto che possiamo ricevere un servizio di quello, giusto? Cioè, nel suo caso in particolare voi avete già il posto assegnato. Io ho il posto assegnato per la mamma, solamente che non possono fare la tumulazione perché manca il personale. A noi non lo devono dire questo, loro il personale lo devono reperire. A noi non ce ne frega niente, perché io quando vengo a trovare la domenica mia madre e mio padre li devo andare a trovare nella loro tomba, non li posso andare a trovare nel deposito. Questo non ci va. Lei ha cercato di avere spiegazioni da qualcuno quando le hanno detto che materialmente rientrerà il personale? No, questo no. Non ho parlato con nessuno. Ho saputo solamente che ci vorrà del tempo perché venga reperito il personale. O magari rientrerà il personale che è in malattia, questo non glielo so dire.